Buonasera, ben invitati. Sono Don Paolo, il parroco di Lissaro, di San Giovanni Battista. Siamo all'interno della nostra festa patronale e siamo contenti anche della partecipazione di tantissima gente che sono venuti a gustare non soltanto i nostri piatti, la nostra accoglienza, ma sono venuti anche a gustare un po' di arte. Abbiamo anche una mostra, la mostra di Duccio di Boninsegna, che abbiamo esposto anche in chiesa. Questo per far apprezzare la bellezza anche non soltanto dei cibi, dei piatti, ma anche la bellezza anche che attira a gustare la bellezza della vita attraverso le opere d'arte, eccetera. Ecco, siamo una manifestazione che è cresciuta nel corso degli anni, per tanti anni, per 23 anni, e è stata anche animata da una presenza anche molto forte di tanti volontari, che ringrazio perché sono veramente, danno anima alla vita della nostra comunità. Sono Renzo Pacaniel, organizzatore del Palio di Lissaro in particolare, una manifestazione storica, una rievocazione che è iscritta al registro delle manifestazioni storiche del Veneto. Sono 25 anni che siamo partiti con questo palio, ci siamo fermati 2 anni per il Covid. Questo palio rievoca una vicenda tra padovani e vicentini avvenuta intorno all'anno 1000. Questa appunto rievocazione qui a Lissaro è molto sentita in questo paese. Qui abbiamo tutte le persone che gran parte si vestono durante questo corteo storico che si fa, e poi con la disputa tra le 8 contrade di Lissaro che si fa ogni anno. Vi aspettiamo specialmente il sabato 3 settembre alle ore 21. Ci sarà, dopo il primo corteo, la benedizione da parte del nostro Don Paolo, ci sarà appunto la sfida tra le città dell'Aquila Bianca, di queste città, che ricorda gli estensi che hanno a che fare con Lissaro. Poi invece la domenica ci sarà il Palio dell'Asino, in cui invito tutti. Alle 6 ci sarà il corteo storico, dopo il corteo storico verso le 6:30, 7:30, ci sarà appunto la sfida del Palio, che si rinnova tra le contrade del Palio di Lissaro, che sono 8. Qui siamo alla mostra di lavoro di Duccio del 1300 a Siena. È il nono anno che in occasione della Sagra organizziamo una mostra d'arte. Quest'anno è toccato alla Maestà di Duccio. Questa è una riproduzione in scala naturale dell'opera che è esposta al Duomo di Siena. Quest'anno a Lissaro abbiamo portato una riproduzione, sono 50 illustrazioni della storia della salvezza, e diciamo che aggiungiamo alle iniziative della Sagra anche, diciamo, un'iniziativa di taglio culturale.